Invito allora ad intervenire il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la professoressa Stefania Giannini. Prego. Signor Presidente, autorità, signore e signori, se mia madre fosse ancora in vita, quest'anno compirebbe i suoi 94 anni. Gli stessi trascorsi dall'inizio delle celebrazioni della Festa della Donna in Italia e più o meno gli stessi di quella generazione che 70 anni fa votò per la prima volta nel nostro Paese e che avrebbe attraversato almeno tre rivoluzioni silenziose nel corso del Novecento. Come figlie, al ritmo dei nuovi balli americani, li abbiamo sentiti sullo sfondo a sprazzi anche in questo bel filmato di Rai Cultura del dopoguerra, e ancora purtroppo per pochissime con l'ingresso nel mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca, dell'università. Come mogli nell'impegno quotidiano, determinante e operoso per la ricostruzione del Paese e per la sua incredibile ripresa fuori e dentro casa. Come madre, infine, di noi ragazze degli anni 60, educate a quel punto a diventare donne in una società più libera e più avanzata. Ne abbiamo oggi qui alcune testimoni autorevoli che per tutte noi rappresentano il timbro della forza femminile, quella di Nilde Iotti e di Tina Anselmi, quella di Rita Levi Montalcini e di Margherita Hack. A 70 anni dalla conquista del diritto di voto femminile, la parità tra uomini e donne, lo sappiamo bene, non può più essere né una rivendicazione né nemmeno un'innovazione, una conquista nuova. Essa diventa piuttosto, nelle nostre coscienze e nel nostro operato, una responsabilità individuale e collettiva, al cui esercizio consapevole è necessario continuare a prepararsi e soprattutto a preparare le giovani generazioni, giorno dopo giorno. L'istruzione, i suoi luoghi e i suoi strumenti sono la basilare garanzia di questa preparazione quotidiana che inizia sui banchi di scuola e non deve cessare più. Questa è la cosa forse più importante. L'abbiamo scritto nella legge 107, nella riforma della buona scuola, che chiede oggi a tutte le scuole italiane, nella loro piena autonomia, di dire alle famiglie, di dire alla società come intendano contribuire all'educazione dei nostri giovani, ragazze e ragazzi, alla parità, come prevenire la violenza sulle donne e come combattere le discriminazioni. È una scelta politicamente molto impegnata e socialmente molto impegnativa, lo sappiamo bene, ma siamo convinti che l'educazione all'eguaglianza, lo smantellamento degli archetipi fondamentali della violenza fisica e verbale, l'azzeramento delle discriminazioni di razza, di religione, di orientamento sessuale, sia un'agenda ineludibile di una nuova stagione fatta di principi di civiltà in cui le donne sono e devono essere sempre più protagoniste. Si muove su questa strada anche il nostro sforzo recente per stimolare e sostenere le vocazioni scientifiche delle ragazze italiane. Oggi solo il 38% delle studentesse sceglie indirizzi di studio a orientamento scientifico, quello che è concentrato nell'acronimo molto diffuso nel campo internazionale STEM, Science, Technology, Engineering e Maths. È poco, 38% è poco in relazione alle loro ambizioni e al loro talento ed è veramente pochissimo in relazione al bisogno di una qualificata presenza delle nostre ragazze, della presenza femminile nei settori di massima innovazione e di competitività, dalla scuola all'università al mondo del lavoro. Per questo, signor Presidente, oggi vogliamo lanciare da questa sede solenne e autorevole un progetto di sensibilizzazione alla cultura scientifica delle ragazze italiane, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Circa 80 enti, fondazioni, associazioni, imprese, insieme al mondo della scuola, fondamentalmente col mondo della scuola, saranno protagonisti per un mese di questa campagna, perché noi pensiamo che abbattere la diffidenza verso le donne e quindi liberare nelle donne, a partire dalle giovani donne, dalle ragazze, un vero e proprio quality easing, un vero e proprio sprigionamento dell'intelligenza femminile, sia nel campo scientifico soprattutto, sia qualcosa che darà risultati straordinari, forse anche più del recupero di un punto percentuale di PIL. Si tratta, in poche parole, di tenere accesa quella rivoluzione della normalità che le donne di quella generazione ci hanno consegnato, perché le ragazze di oggi, le donne di oggi, quelle studentesse, ma anche quegli studenti che abbiamo premiato pochi minuti fa insieme,
possono e vogliono contribuire sempre di più al progresso del nostro Paese. E per questo l'abbiamo anche intitolato questo progetto «Le studentesse vogliono contare». Questo è il messaggio per le nostre ragazze, con le nostre ragazze, che vogliamo lanciare oggi.